Ciao a tutti ragazzi, qui c'è Duzio. Ciao a tutti ragazzi, qui c'è Duzio e ben ritornati sul mio canale. Siamo ritornati nell'Unswered settimanale. Come sempre, se volete che questa serie vada avanti ogni sabato, lasciate una domanda qui sotto di qualsiasi genere. Prima di iniziare vi ricordo che è uscito il quinto episodio della serie Ma come ridi, quindi se ve la siete persa perché YouTube questa settimana è rotto, cioè non invia le notifiche o non invia i feed, vi lascio il link in descrizione. Questa settimana mi avete fatto veramente delle belle domande. Iniziando da Macho Diablos: cosa preferisci, Call of Infinite Warfare o Battlefield 1? È una scelta veramente difficile questa. Giù da porco. No! No! Ma ovviamente Battlefield 1 per sempre. Anche se questi giorni non ci sto giocando tanto, ma per ora Battlefield 1 rimane il gioco più bello, diciamo, di quest'anno che io abbia giocato. Prossima domanda ce la fa CC300Gamer: farai mai COD hashtag Geduccio Anonimo Dormiente? Ovviamente porterò COD, ma in una maniera totalmente diversa. Dato che quest'anno il nuovo COD, diciamo, è lezzo, mi toccherà portarlo sotto un'altra prospettiva. Grazie! E per tutti quelli che dicono che io spacco joystick per finta, questo è quello che mi rimane dell'ultimo joystick, che tra l'altro avevo fatto una foto e postato su Instagram. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram, seguitemi, c'è Duzio YT. Prossima domanda ce la fa Mamma ho perso il cervello: Ask Jed, preferisci le armi di Infinite Warfare o di COD 4? Se intendi dal punto di vista estetico, mi piacciono molto di più quelle di Infinite Warfare, ma ovviamente a sparare fanno schifo. Se intendi dal punto di vista di gioco, ti posso dire che quelle di COD 4 sono le migliori. Anche perché ragazzi, COD 4 è COD 4, che nell'arco della storia di COD è uscito Modern Warfare, Advanced Warfare, Infinite Warfare, e il prossimo quale sarà? Spacco Joystick Warfare. Prossima domanda ce la fa Gregory, il nostro ZGame05: Cedu, se un giorno per motivi sconosciuti ti si cancella l'account, lo ricominceresti YouTube? Certamente avrei un grandissimo dispiacere a ricominciare YouTube dopo tutto quello che ho fatto in un anno e mezzo. Io l'ho sempre detto che su YouTube non c'ho nulla da perdere, anzi è tutto di guadagnato, e non sto parlando di soldi. Rispondendo alla tua domanda, ti posso dire che ricomincerei YouTube, però sotto un'altra aspetto, perché dopo quasi 400 video che ho caricato sul canale, un po' di dispiacere ce lo dovrei avere. Anche perché io, quando ancora non avevo iniziato YouTube, mi avevano hackerato il canale. Un giorno normalissimo entro su YouTube e mi trovo il nome cambiato, c'era scritto hacked by, non mi ricordo il nome, e praticamente tutti i video che avevo caricato erano stati cancellati. Prima di iniziare il vero cammino su YouTube, caricavo video a cazzo, diciamo. C'era un video che avevo fatto quando ero in terza media, video cazzoni che facevo io, e praticamente mi sono stati cancellati tutti. Quindi pensate voi, ho rischiato di essere calato anche quando non avevo nessun iscritto. Francesco Neri: Answer Chad, cosa ne pensi di YouTube fa cagare? Secondo te merita tutti quegli iscritti o non ne merita nessuno? Che da ora chiamerò ITFC perché il nome è troppo lungo. Diciamo che ITFC ha fatto leva proprio su una cosa che in Italia va veramente forte, ovvero il gossip. Però non gossip di moda, di VIP, ma proprio gossip di personaggi di YouTube. Perché diciamolo, la gente piace lo scoop. Lui ha saputo prendere la palla al balzo e fare un qualcosa di originale che in Italia quasi nessuno faceva. Anche perché, se non mi sbaglio, già in America questo format lo fanno, però in Italia concretamente no. Per rispondere alla tua domanda se merita tutti quegli iscritti o no, basti pensare che quando ha fatto il boom ha fatto quasi 100.000 iscritti in una settimana, o forse di più. Questo significa che ha saputo portare un qualcosa di originale, un qualcosa che quasi nessuno aveva mai visto su YouTube, e soprattutto aggiungendo un qualcosa di divertente, lasciando stare tutti gli errori che ha fatto in passato. Ma noi dobbiamo guardare sempre il presente, mai il passato. Ormai su YouTube, se tu non porti un qualcosa di originale, un qualcosa di nuovo, non cresci. Basti pensare che c'è un canale che non mi ricordo come si chiama, che fa video su come prendere i pupazzi dalle macchinette, e ha fatto il boom pure quello. Per concludere, i primi due nomi che ho deciso di mettere sull'albero, per questa decisione però ho dovuto valutare un po' tutto. Il primo nome che ho scelto è ZGame05, forse avrà cambiato nome, ma io mi ricordo di te così, perché forse è stato l'utente più attivo sul mio canale e lo è ancora. Basti pensare che già quando facevo il rotu cipolla su Black Ops 3 lui commentava, quindi grande ZGame05. Il secondo invece che ho scelto è Mado, perché ho notato che commenta veramente volte, soprattutto fa domande belle. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, come dice l'omino qui sotto. Come sempre commentate, condividete. Ci vediamo nella live di domenica pomeriggio. Qui dal vostro Ceduzio è tutto. Bella.